Ciao a tutti ragazzi, siamo alla terz'ultima giornata di Serie A, ormai il campionato sta volgendo al termine e la cosa un po' mi dispiace perché comunque con i pronostici mi diverto sempre e direi di iniziare subito. Siamo alla 36esima giornata e si giocherà ovviamente tra sabato e domenica, quindi cominciamo con sabato 5 con Milan-Verona che si gioca alle 18. Il Milan deve vincere, così però deve vincere anche Verona, perché Verona, se vuole avere ancora qualche chance di salvezza, deve vincere questa partita, anche se, bisogna anche essere onesti, pur vincendo, la situazione non è rosea, nel senso, Verona è un passo veramente ormai dalla Serie B, e mentre invece il Milan deve vincere per la zona Europa League. Insomma, ci può essere che l'Atalanta perda punti questa settimana, quindi è importante per il Milan provare a vincere questa partita. Chiaramente poi dovrà pensare anche alla Coppa Italia, però principalmente deve vincere questa, poi tra Coppa Italia, è chiaro che se vince la Coppa Italia l'Europa League, la lotta per l'Europa League finisce, perché ormai ci sarebbe l'Inter matematicamente qualificata e il Milan già in Coppa. Se dovesse perdere l'Europa League però le due giornate diventerebbero poi fondamentali, il Milan non può permettersi di perdere punti col Verona, quindi metto l'1 del Milan. Mi dispiace per gli amici del Verona, ma credo che potrebbe arrivare a oggi la matematica, sabato potrebbe arrivare la matematica certezza della retrocessione. Sabato 5 maggio alle 20.45 Juve-Bologna, attenzione, vedo la Juve favorita, ma non è un 1 fisso, perché comunque sappiamo che la Juve ha faticato col Crotone e con il Benevento, è vero che gioca in casa, però mi auguro che la Juve non sottovaluti il Bologna, perché se è sottovalutato il Bologna la partita può creare problemi. Bologna non ha più nulla da chiedere, se la Juve fa la Juve non c'è storia, quindi metto l'1. Attenzione domenica 6 maggio alle 12.30 Udinese-Inter. Perché dico attenzione in Udinese-Inter? Non è che vedo l'Inter più forte dell'Udinese, non vedo l'Inter più forte dell'Udinese, non vedo l'Udinese che potrebbe dar problemi all'Inter, ma l'Inter potrebbe con la sconfitta di sabato aver staccato la spina per la Champions, che sarebbe un errore madornale in quanto c'è Lazio-Atalanta. Quindi attenzione, ma io qua credo X2, non proprio un 2, perché l'Udinese comunque non è salva, quindi ha bisogno di punti e l'Inter potrebbe aver leggermente staccato la spina dopo la partita di San Siro. Lazio-Atalanta, cominciamo con le partite delle 15, io qua, ma azzardo, metto 1 per la Lazio, azzardo, è un risultato molto in bilico, però do la vittoria alla Lazio, anche se non è scontata perché l'Atalanta sta anche bene, ma credo che la Lazio abbia più fame. Spal Benevento, insomma, qua la Spal deve vincere, non c'ha altri risultati. Però attenzione, Benevento sta giocando con un onore incredibile nonostante la retrocessione già aritmetica. Quindi, cosa giocherei qua? 1-2. Chievo-Crotone, un altro scontro diretto per la salvezza. Qua chi vince non è che salvo, però farebbe un passo importante. Non saprei qua chi scegliere. Crotone sta bene, il Chievo ha dovuto cambiare allenatore. Non so il cambio dell'allenatore se potrà cambiare. Attualmente il Chievo retrocesso, che sarebbe una cosa incredibile, perché secondo me è una squadra nettamente superiore a delle altre, ma mentalmente ha staccato. Quindi io qua metto X2 Crotone, perché non so come sarà l'impatto con Danna. Sicuramente quello di Zenga col Crotone è stato ottimo. Genoa-Fiorentina, qua metto il 2 della Fiorentina che sta giocando con onore fino alla fine, anche se molto probabilmente non si qualificherà all'Europa League, ma sta diventando, ma veramente ha giocato con una fame e una voglia pazzesca. Complimenti alla Fiorentina per il finale di stagione che sta facendo comunque con onore. Napoli-Torino, ecco questa qua adesso. Napoli-Torino necessita di un approfondimento. Io vedo il Napoli strafavorito, però ho l'impressione che il Napoli, con la sconfitta del Franchi e la vittoria della Juve a San Siro, abbia, questa è l'impressione che ho, e credo che il Napoli possa addirittura perdere col Torino in base però al risultato della Juve. Se la Juve dovesse vincere col Bologna, io credo che il Napoli col Torino magari vince, ma non è proprio così scontato. Quindi attenzione, Napoli-Torino, io metto un risultato vago, cioè proprio non riesco a fare un pronostico, perché non ho idea di come il Napoli possa interpretare la partita, ma visto anche ieri festa di Reina che aveva promesso di farla solo a campionato terminato, non lo so, potrebbe essere veramente il Napoli con la spina staccata. È chiaro che se stacchi la spina puoi perdere con chiunque, ma qualunque squadra, Real Madrid, Juve, Barcellona, quindi anche il Napoli, quindi non lo so, staremo a vedere. Risultato vago, io giocherei un 1-2 giusto per
Sassuolo-Sampdoria, qua vedo favorito il Sassuolo, la Sampdoria non ha molto da chiedere. Ormai la Sampdoria, credo che anche se ha 3 punti dal Milan, sia un po' tagliata fuori dall'Europa League, quindi metto la vittoria del Sassuolo, che con una vittoria si salverebbe, tra l'altro, quasi aritmeticamente. Il posticipo, Cagliari-Roma, la Roma è uscita ieri dalla Champions League, ha salutato l'Europa, ma comunque ha dato la dimostrazione di essere una squadra abbastanza in salute. Certo, ieri ha speso tanta energia mentale, il Cagliari ha bisogno di punti, attenzione che non mi stupirei se la Roma dovesse mancare il punteggio pieno, visto che gioca fuori casa, ma chiaramente dubito che perda, quindi io giocherei un X2. Bene ragazzi, questi sono i miei pronostici per la giornata di Serie A, me non resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video. Ciao!